Bentornati in questo nuovo video, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, in realtà oggi come video YouTube avrebbe dovuto esserci una video recensione, più precisamente quella della Douglas, ma la pila di libri che vedete qui sta a significare una cosa sola: Bukowul. Allora vi spiego, nel senso che ero molto indecisa se registrare o no questo video, però poi andando a ritroso nei miei video mi sono resa conto che vi ho fatto il book haul del Festival del Romance, ma in realtà era da febbraio che non ne postavo uno. E siccome negli ultimi mesi ci sono stati parecchi arrivi e non volevo cercare di accumularli, visto che poi il mese prossimo è il mio compleanno e sicuramente mi arriveranno altri pacchi, altre collaborazioni che sto aspettando, ho preferito dividere e intanto farvi vedere tutta questa bella mole di libri che è tanta. Di alcuni avete già sentito parlare, altri sono dei nuovi arrivi, dei nuovi acquisti, quindi partiamo. Sono degli ultimi mesi, non... Allora, ve ne ho parlato, partiamo. Molti li ho già letti, quindi posso anche dirvi cosa ne penso. Allora, questa è L'ipotenusa dell'amore, è il terzo di una serie che mi è piaciuto tantissimo per l'argomento che tratta. Ho fatto una recensione sul blog, se non l'avete letta, leggetela, perché a me questo libro ha fatto impazzire ed è stata una collaborazione con Leggere Editore. Subito dopo vi mostro Tainted Love di Alessia Iorio. L'ho comprato in offerta quando lo aveva messo. No, era andato in sconto, era andato super scontato, anche grazie comunque alle vendite altissime che ha avuto, e l'ho amato, l'ho letto. Era stata una collaborazione digitale con Alessia, poi da quanto mi è piaciuto il libro l'ho comprato. Devo dire che se non avete letto la storia di questi due dovete assolutamente recuperarla, mi è piaciuta da morire. Poi è ambientato in un paesino piccolissimo durante l'autunno e Alessia ha descritto a meraviglia tutto il paesaggio, io mi sono innamorata. Poi, questo non so se ve l'ho mai fatto vedere, forse sulle storie di Instagram, non so perché ti amo di Marianna Zapata, mi è arrivato prima di andare al festival o subito dopo, non ricordo, è uno sport romance che ho letto tanti anni fa, non pensavo che ci fosse ancora disponibile la versione di Newton, la versione anagramma, quindi quella principale, e mi è arrivato dopo anni, però sono, cioè dopo quasi 2 mesi mi è arrivato questo libro, però sono super contenta. E io adoro Marianna Zapata come scrive e spero ci sia un prossimo suo romanzo in Italia perché secondo me merita un sacco. Poi, questo l'ho comprato pochissime settimane fa in realtà perché c'è stato un periodo, tipo per 10-15 giorni, che la trama dei sogni di Emily Pigozzi è andato tipo il cartaceo, questo qua, quindi in copertina rigida, tenete conto che ha la sovracopertina che si toglie in questo modo qui, è andato a 8,90 euro e la versione ebook costa 8,99 perché è sterling e ne ho approfittato immediatamente, sono qua che conto i giorni per leggerlo, prima devo smaltire un po' di collaborazione. Ma dopo Emily sappi che non vedo l'ora di scoprire questa storia d'amore che mi hanno detto essere molto poetica e bellissima. Tra l'altro è ambientata a Vienna, quindi Emily ha queste ambientazioni diverse dal solito. Poi c'è stato per un periodo sempre che questo libro, che è un criminal, se non erro, mi ispirava la trama, cioè, hanno detto che la storia d'amore comunque è molto importante, era a 99 centesimi, letteralmente, il cartaceo l'ho pagato 99 centesimi. Chi sono io per lasciare lì un libro da 99 centesimi? Più che altro perché l'ho visto per settimane ovunque, è il secondo di una serie, ma si può leggere indipendentemente dal primo e quindi ne ho approfittato, vediamo, insomma, tanto, insomma, per 99 centesimi. Poi, porca vacca. Allora, poi in realtà queste che adesso vi mostro è una collaborazione stretta che ho fatto con Avaloan e stanno uscendo pian piano tutte le recensioni e è una collaborazione insomma con l'autrice e ho Hot Stuff che ho riletto dopo 2 anni e rimane, per me rimane Hot Stuff, tanta roba. Tra l'altro questo devo metterlo qua perché devo creare delle cose per lui. Ho letto per la... poi vi mostro Hot Wedding,
lui. Sono super orgogliosa di questa collaborazione con Ava, perché non lo so, è tanta roba e soprattutto ho scoperto la sua scrittura in maniera molto più profonda e devo essere sincera, ne sono rimasta davvero stupita. Io avevo letto solo Hot Stuff e Hot Wedding 2 anni fa, poi quest'estate avevo collaborato con lei, mi aveva inviato Dear Wicked Teacher, adesso c'è questa collaborazione in atto e mi ha mandato tutti gli altri, tra cui Tabù, e mi ha stupito questo libro, raga, mi ha stupito. Io non pensavo mi potesse piacere così tanto. Ava lo sa, cioè la gabbia, tanta roba, e sono rimasta stupita sotto ogni punto di vista da quello che mi ha trasmesso anche Tabù. E quindi super super approvato. Se cercate un libro molto molto spicy, Forbidden è fa per voi. Poi sono i libri suoi che mi sono piaciuti un po' meno di tutti gli altri, ma comunque essendo un retelling della Bella e la Bestia mi è piaciuto comunque molto, e sono questi, è una dilogia. Io voglio lei è scritto dal POV di lui e lui vuole me è scritto dal POV di lei. Sono Rose e Keegan, o mi viene in mente il nome, cioè non so come si pronunci, e niente, questi sono. Tra l'altro, mi svelo l'arcano, io ho cominciato a leggere questo, non riuscivo a capire, a comprenderlo, ho letto prima questo e poi questo, in realtà andrebbe letto prima questo e poi questo, vabbè. Ma sapete che io sono un po' strana e particolare e un po' fulminata, quindi faccio un po' tutto alla cacchio di cane. Poi, sempre di Ava, il mio preferito, io ho una passione infinita per lui. Io sono innamorata di Finnegan. Per me lui è qualcosa di magico, io me lo sposerei letteralmente. È molto particolare come lì, particolare in realtà non è particolare, ma quello che a me ha colpito come particolarità di questo libro è in primis che è scritto unicamente dal POV maschile e sono parecchie pagine, sono 560 pagine di libro, quindi è un bel mattone, e soprattutto, come si dice? Cioè, nonostante sia scritto unicamente dal POV maschile, lei si percepisce e ce l'avete chiara in testa, e questo mi ha fatto molto piacere e mi ha stupito molto, perché come sapete è un attimo non individuare il secondo protagonista se il libro è scritto unicamente da un unico POV, ecco, spero di essermi spiegata. Bene, poi in collaborazione con Sperling, in realtà continuo la mia collaborazione con Sperling e c'è lui, La ragazza dal vestito blu, un libro, una saga femminile molto bella che mi è piaciuta, mi ha tenuta incollata le pagine, tra l'altro uscirà questa settimana forse la mia recensione, forse prima, non so se prima o dopo che voi vediate questo video, e niente, mi è piaciuta molto, ringrazio Sperling per la copia come sempre e niente, super approvato, mettiamo di qua. Poi, allora, c'è una storia più molto strana. E ho cominciato a collaborare con Newton Compton e avevo fatto richiesta di un romanzo rosa, che è Il fenomeno del BookTok, quindi ancora una volta con te. Il problema è che non mi è stato inviato. E al posto di questo romanzo qua mi è stato inviato La moglie del serial killer. Il problema è che io non leggo thriller, però ho deciso che darò una possibilità a questo libro, anche perché ormai me l'hanno inviato, è un Gifted by Newton Compton, mi sembrava brutto riceverlo, metterlo in libreria, non leggerlo, non farci manco una storia. Su Instagram non l'ho ancora mostrato, ma sto aspettando che mi arrivi in realtà il romanzo vero, quello che avevo realmente richiesto, però dai, insomma, lo leggerò, ci farò una recensione sicuramente, anche se non è il mio genere. Io di thriller non ne ho letti, ho letto solo Joel Dicker, che mi era piaciuto molto, quindi ho anche le aspettative piuttosto alte in fatto di thriller, però non è un genere che amo leggere, ecco, e quindi così. Poi voi vedrete la mia video recensione il 29, il cover reveal è già stato fatto, questa è una collaborazione super in anteprima, Laura sa già tutto, sa quanto io abbia amato Sherman,
vedete la faccia di Massimiliano in copertina e niente, mi è arrivata Ina Minor Key di Laura Rocca in anteprima, l'ho già letto, l'ho amato, cioè, guardate i post-it che ci sono all'interno del libro, questo vi dovrebbe far capire quanto io abbia amato la storia di Sherman e Niamh. E niente, insomma, questo è un altro piccolo gioiellino che andrà ad aggiungersi a tutti gli altri. Sempre di Laura, dopo che le ho letteralmente rotto le scatole, no, in realtà le ho detto: Laura, visto, cioè, doveva mandarmi questo e avevo fatto richiesta, e ho fatto richiesta di ricevere anche questo, perché io l'ho conosciuta con Respirami, l'ho amata, compresa, e ho cominciato ad amare la scrittura di Laura proprio con Respirami, quindi le ho detto: Laura, mandamelo, che insomma che lo voglio, e quindi cioè, mi è arrivato anche questo piccolo gioiellino. È l'edizione limitata, che adesso è disponibile anche su Amazon, solo in copertina rigida. È una cosa bellissima, costa un pochino, perché so che costa parecchio. Adesso vado a dirvi, perché non ricordo se costa 25. No. Comunque io l'ho preso direttamente da lei, quindi cambia la cosa. Comunque eccolo qui, costa 20, pensavo di più, costa 20, però è bellissimo, è pieno di illustrazioni al suo interno e la grafica l'ha fatta tutta Laura, è meraviglioso, non vedo l'ora di rileggerlo, e ho intenzione di farci dei TikTok ad hoc per questa storia, oltre che anche per Sherman, ma vabbè, quello ok. Infine, ma non per importanza, continua la mia collaborazione con Alice DC, che ho scoperto da sola l'anno scorso, quest'estate forse, e avevo letto Magnolia and Blossom. E poi lei mi aveva inviato Beyond e è uscito Collide, il suo ultimo romanzo, ci ho fatto una recensione, non so se video o no, mi pare di no, una recensione normale. E poi ha voluto omaggiarmi del... oddio, si specchia tutto, del cartaceo. Stavo guardando mio marito che mangiava dalla cucina. Vi saluta. E niente, questo è l'ultimo libro che vi sto mostrando. Tra l'altro, vediamo se riesco a mostrare. Ci sono delle grafiche all'interno che... no, la grafica di questo libro è una cosa spaziale, secondo me. Mi è piaciuto tantissimo. Poi la scrittura di Alice DC, ragazzi, se non l'avete mai letta, dovete leggerla. Eccola. E quindi niente, questi sono gli ultimi acquisti, arrivi barra collaborazioni dell'ultimo periodo. E come vi ho detto, sono tante, però insomma è il mio lavoro, quindi come vi avevo detto, non ero sicura di postare questa video, cioè in realtà oggi avrebbe dovuto esserci la recensione di Io ti proteggerò di Penelope Douglas, però primo, non l'ho ancora cominciato. Secondo, è piuttosto lungo. Terzo, non volevo prendermi troppo con l'acqua al collo, volevo già programmare tutta la settimana. Avevo tanti video da mostrarvi, quindi motivo per cui vi ho fatto questo video, un book haul, diciamo. E tutti, cioè, vi ho mostrato appunto gli ultimi libri. Tra l'altro, alcuni praticamente li ho già tutti letti, quindi diciamo che la cosa va a vostro favore. Penso di aver parlato già abbastanza, quindi io vi ricordo di seguirmi su Instagram perché lì sono più attiva, vi ricordo di farmi sapere insomma se leggete qualche libro che vi ho consigliato, sui direct di Instagram sono sempre più attiva, quindi in caso se mi cercate, cercatemi là, e io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo sempre qui su YouTube con un nuovo video lunedì e ci sarà una video recensione. Ciao!